In sala stampa il coach della Virtus Cassino Roberto Russo al termine del match BPC Virtus Cassino Tecno Switch Ruvo di Puglia che vede vincente la squadra di casa col punteggio 60-56. Coach, un commento sulla partita. Sì, innanzitutto non sono abituato a farli perché alla fine tante volte passi anche per quello che non sei, però ci tenevo tantissimo, è stato un mio ex giocatore, è un buonissimo allenatore, ha vinto un campionato, l'anno passato ci tenevo a fare tantissimi complimenti alla società di Ruvo e a Federico Campanella perché come dicevamo prima dell'inizio della partita, tante volte le stagioni vanno anche su determinate tipologie di fortuna o sfortuna legate agli infortunati. Lui oggi, francamente, aveva fuori comunque tre giocatori assolutamente importanti. Hanno fatto una partita assolutamente importante perché la squadra è una squadra allenata sicuramente molto bene e quindi ci tenevo a sottolineare questo che poi incide su tutto quello che magari può essere l'andamento della partita. Ciò non toglie che Cassino comunque ha fatto una partita a livello fisico e a livello difensivo assolutamente importante. Penso che già da Corato avevamo dato dei segnali di ripresa comunque buoni sotto il piano dell'intensità e dell'aggressività. C'è bisogno assolutamente di capire un pochino meglio la partita, probabilmente questo è un aspetto che, visto che mancano 7 partite, non l'abbiamo ancora migliorato, forse ce lo portiamo dietro, però ecco, finché riusciamo a mettere in campo aggressività e iniziativa, penso che vada bene così. Cassino stasera ha dato un segnale a tutti. Cassino c'è. E fino alla fine lotta, va bene, per quelle che possono essere un risultato assolutamente straordinario e prestigioso. Quindi se stasera dovevamo mandare un messaggio a noi stessi e a tutti gli altri, sappiate che va bene, noi non molliamo e che siamo sempre presenti e che facciamo una partita alla volta sperando di fare il miglior risultato possibile. Grande partita questa sera, giocata in un clima, si può dire, strepitoso. Cosa ne pensi, coach, di tutti i tifosi che sono tornati al Palavirtus a sostenere i ragazzi, a sostenere la squadra? È una grandissima soddisfazione, merito di una società che ha investito, merito di una società che ha fatto propaganda e aver riportato entusiasmo, calore, perché poi durante la partita puoi essere al Palasport magari e non trasmettere niente, invece abbiamo sentito il calore di persone appassionate, di tifosi che ci sono stati vicini. Ecco, questo. Poi sicuramente è merito anche della squadra che è riuscita nel corso dell'anno comunque a non mollare mai, a dare dei segnali anche in un momento molto delicato nostro di vita anche particolare di essere persone che hanno attaccamento alla maglia e quindi probabilmente questo ha fatto sì che la gente si identificasse in un gruppo di ragazzi che sono venuti a Cassino sì per dimostrare a loro stessi, però anche per giocare e combattere per una società che comunque in tanti anni ha sempre fatto molto bene. Prossima partita fuori casa contro la Luis. Qual è la linea guida che dovrai avere in settimana con i ragazzi per il prossimo match? Ma innanzitutto domani e lunedì ci riposiamo perché comunque Matteo De Leone è un po' acciaccato, Flavio Gai è un po' acciaccato. Va bene, se riuscissimo a trovare intensità durante la settimana, anche abbiamo cambiato qualcosa chiaramente del programma, abbiamo ridotto quello che è l'orario, la durata dell'allenamento per cercare di essere ancora più intensi, va bene, nei minuti che stiamo in campo durante la settimana, e quindi se riusciamo a trovare intensità e andare a riprendere quello che ci aspetterà chiaramente sabato prossimo a Luis, che penso sia in questo momento insieme a Roseto forse la squadra più forte a livello anche numerico di giocatori senior che può mettere comunque in campo e a disposizione. E quindi
ci aspetta una partita assolutamente tosta, assolutamente intensa, e quindi durante la settimana abbiamo bisogno di essere almeno intensi per quella che è la durata del nostro lavoro quotidiano. Grazie mille, coach. A voi. In sala stampa il direttore sportivo della Virtus Cassino Alberto Manzari al termine del match Virtus Cassino Tecno Switch Ruvo di Puglia che vede i padroni di casa vincenti con il punteggio 60-56. Un commento sulla partita. Una partita sicuramente che nessuno si aspettava che Cassino portasse a casa, questo c'è da dire. Noi invece, come ha detto giustamente poc'anzi Coach Russo, abbiamo dato un segnale a tutto quanto il campionato che la Virtus era in ripresa, soprattutto da un punto di vista di flusso di gioco, a partire dalla scorsa partita contro Corato. Abbiamo ricaricato le pile nella pausa della Coppa Italia e questa settimana abbiamo ricominciato a lavorare bene, nonostante qualche acciacco in virtù dei tanti mesi di lavoro. E al netto di tanti errori che sono stati commessi durante la partita e di un miglioramento che deve ancora arrivare all'ultimo stadio, sono due punti importantissimi nell'economia della classifica, sono due punti che danno un forte segnale al campionato. E ripeto, al netto di una prestazione troppo altalenante, perché se c'è un primo quarto come quello che abbiamo fatto questa sera, non può esserci un secondo come sempre quello che abbiamo fatto questa sera. Non ci può essere un terzo e non ci può essere un quarto, una squadra che viaggia troppo sulle montagne russe. E quindi questo deve fornirci da sprono per migliorare, per continuare ad allenarci, per continuare a rimanere il focus sull'obiettivo finale e per darci ancora degli stimoli, perché mancano ancora 7 partite, la strada è ancora lunga. E niente, al netto di una Ruvo che veniva sul parquet di casa fortemente rimaneggiata, noi siamo stati bravi a rimanere lì concentrati, a non farci coinvolgere troppo, diciamo, dall'ambiente caldo e da alcune situazioni da noi poco gestibili, senza voler entrare troppo in commenti che in questa sede preferisco non fare. E niente, poi l'altra nota sicuramente lieta della serata è aver rivisto un pubblico strepitoso, delle grandi occasioni, e questo ripaga i grandissimi sforzi che abbiamo fatto dallo scorso settembre ad oggi, perché in società quest'estate per ripartire, per far ritornare questo entusiasmo al palazzetto, vi posso assicurare che non è stato sicuramente e per niente un compito agevole, soprattutto da parte di chi ci lavora sempre qui dentro. E quindi ringrazio il nostro settore giovanile, ringrazio i nostri istruttori, ringrazio i ragazzi per le emozioni che mi hanno dato questa sera. E voglio anche ringraziare due persone in particolare perché vanno menzionate quest'oggi in conferenza stampa, perché troppo poco vengono citate e troppo poco si prendono la vetrina. Ma Mario e Mauro, che sono il mio braccio destro e il mio braccio sinistro durante la settimana, sono delle persone fondamentali a cui, diciamo, oltre all'aspetto professionale, voglio veramente un gran bene perché mi stanno aiutando tantissimo nella gestione quest'anno della squadra. E se la squadra è tranquilla e se la squadra performa in questo modo è anche grazie a loro, e quindi pubblicamente voglio mandargli un grande abbraccio e diciamo fargli sentire anche il mio calore, perché questa vittoria è anche la loro, è di Cassino, è del pubblico, è dei ragazzi e della società, ma se la devono sentire anche loro bella stretta, perché stiamo facendo veramente un percorso straordinario e tutti devono salire sul carro che poi ci porterà al rush finale, che speriamo possa essere un rush finale bello e pieno di soddisfazioni. Grande partita questa sera del Cap, ma anche grande partita di Gabriele Petronella, il nuovo arrivato. Cosa ne pensi della prestazione dei ragazzi?
Ma tutto sommato, al di là, ripeto, di alti e bassi che hanno caratterizzato un pochino la performance di tutti, sicuramente, diciamo, lo switch da un punto di vista economia del match ce l'ha fatto fare sicuramente l'apporto dalla panchina di Gabriele, che è stato ingaggiato dalla società proprio per questo, per dare quella fisicità e quell'impronta di energia alla partita. E dopo un primo periodo di adattamento, oggi ha cominciato a far vedere il suo potenziale. Ci vuole ancora qualche partita per farlo entrare perfettamente nei meccanismi. Voglio ricordare a tutti che, nonostante la prima parte di stagione che l'ha visto assolutamente protagonista in C-Gold, viene da un brutto infortunio, quindi sicuramente ha bisogno ancora di tempo per capire i ritmi a cui bisogna giocare in questa Serie B, che diciamo, lo hanno visto protagonista sin da bimbo, possiamo dire, però poi per via dell'infortunio al ginocchio, diciamo, lo hanno un pochino visto defilarsi in queste ultime stagioni. E poi io non ho più parole, io nei confronti del capitano veramente non ho più parole, è una persona straordinaria, una persona che anche con l'aumentare delle presenze al palazzetto è riconosciuto come beniamino da tutti e io sono contento per lui perché se lo merita anche da un punto di vista umano, perché io non dimentico quando nelle difficoltà Mike c'è stato sempre e oggi la vetrina è tutta sua, se lo merita, sa stare al servizio dei compagni, sa essere protagonista quando serve. E la sua prestazione di quest'oggi è davvero per certi versi commovente, come la mia situazione in questo momento in conferenza stampa, però veramente l'aspetto emotivo in questi giorni è stato veramente complicato perché si avvicina la fine del campionato, si avvicinano le partite importanti, fantasmi o aspettative comunque sono quelle con cui devi convivere giornalmente. E anche a livello personale non è stato semplice avvicinarmi a questa partita, quindi adesso scarico, torno a casa, torno dalla mia famiglia, ci mangiamo una pizza insieme e pensiamo alla prossima alla Luis che sarà un'altra gara complicata, ma come ha detto il coach Cassino c'è, sono veramente contento che quest'anno per tutti ci stiamo levando davvero tante soddisfazioni. Proprio come hai detto, prossima gara complessa fuori casa contro la Luis. Come hai detto, la Virtus c'è. Che cosa deve dimostrare la Virtus fuori casa ora con la Luis? Ma il cammino sicuramente fuori casa è un po' più ruvido rispetto alle performance che offriamo qui al palazzetto. E al di là di passaggio al vuoto con Sant'Antimo e Roseto, veramente siamo stati pressoché perfetti quest'anno. Quindi continuare così e continuare su questa verve tra le mura amiche è sicuramente un obiettivo che dobbiamo mantenere fermo e che dobbiamo continuare a perseguire. Per quanto riguarda le partite fuori casa, sono battaglie dappertutto, lo dimostra Ruvo che è venuto sul nostro campo e ci ha lasciato le penne. La Luis nella partita d'andata è stata un'avversaria non ostica di più ed è forse la squadra che sta vivendo da un punto di vista di forma, mi permetto di dire anche per certi aspetti, anche più di Roseto, che 2 settimane fa a questo punto aveva rischiato di perdere sul parquet amico con Taranto, e la Luis è la squadra più in forma del campionato, è sicuramente la squadra da battere, non perde dalla gara di andata contro di noi, quindi sicuramente avranno il dente avvelenato per diciamo volerci battere perché siamo stati una delle poche che li hanno battuti. Noi però dobbiamo andare lì senza pensieri, loro sono giovani come noi, al di là di alcune normative che li vedono schierare in campo qualche senior in più rispetto a noi, ma questa è un'altra storia e non c'entra niente con la partita che andremo a affrontare. Però noi dobbiamo continuare a lavorare, come diciamo sempre, dobbiamo recuperare le energie questi 2 giorni e archiviare dopo questa sera la bella vittoria e pensare che alla Luis sarà un'altra grande battaglia che dovremmo fare di tutto per almeno alzare la testa con soddisfazione alla fine della partita e guardare con sollievo il risultato perché abbiamo dato tutto. Stop, non chiedo altro ai miei ragazzi perché stanno facendo davvero una grande stagione.
Grazie mille al direttore sportivo della Virtus Cassino, Alberto Manzari. Grazie. In sala stampa con il capitano della Virtus Cassino, ma non solo, diciamo anche MVP del match. Al termine della partita BPC Virtus Cassino, Tecno Switch Ruvo di Puglia, terminata con il punteggio 60-56 per i padroni di casa. Mike, un commento sulla partita e anche un commento sui tifosi, perché si può dire che questa sera avete giocato in un clima, si può dire, magico. Quindi un commento sulla partita. Allora, è stata una partita tostissima, come ci aspettavamo, perché comunque Ruvo è la seconda forza del campionato, sono una squadra molto fisica, ma allo stesso tempo un po' tecnica, giocatori di livello, e sappiamo, sarebbe stata una partita difficile. E in settimana però ci eravamo detti che comunque, essendo in casa nostra, avremmo potuto farcela, anche per la spinta che il pubblico ci sta dando, per l'entusiasmo che si è ricreato dopo i fatti dell'anno scorso. E infatti giocare in casa per noi è parte bellissima, e poi ci dà una spinta in più, riusciamo a fare delle prestazioni incredibili. E abbiamo sofferto un po' all'inizio la loro fisicità, siamo stati un po' molli, e magari proprio per questo nostro essere molli, comunque il metro arbitrale non ci ha premiato, perché cioè, alla fine è difficile fischiare quando una squadra è sotto ritmo. Poi ci siamo ripresi, abbiamo pareggiato la loro intensità e ci siamo giocati a punto a punto. È stata una partita bellissima, una partita playoff direi, e poi alla fine, diciamo, gli ultimi possessi e le giocate individuali l'hanno decisa. Proprio vero, c'era un clima da partita di playoff, ma la prossima non è da meno, perché si va fuori casa, si affronta la Luis in campo avversario. Cosa dovrete migliorare in settimana in vista del prossimo match? Ma purtroppo quello che dobbiamo migliorare è sempre la stessa cosa, abbiamo dei blackout che dobbiamo assolutamente togliere, perché magari in casa, spinti dal pubblico, riusciamo poi a ricompattarci e tornare sui giusti binari. Mentre fuori casa è più difficile, perché devi spendere più energie, e poi soprattutto lui se è un campo caldo, piccolo, pieno di gente, quindi dobbiamo sempre cercare di migliorare il nostro unico punto debole, secondo me, perché poi a livello di squadra ci siamo. Quindi secondo me, se riusciamo a fare questo ultimo step, poi ci divertiamo ancora di più. Grazie mille, Cap.